Maria Chiara Gadda, l'onorevole, che 3 anni fa l'abbiamo incontrata, piacere di rivederla. Ecco, a favore di camera, gentilmente, ha visto quanto movimento crea questa ristorazione? Beh, bellissimo, noi siamo famosi nel mondo non soltanto per le materie prime ma soprattutto per la trasformazione. Il mondo della ristorazione sa utilizzare bene le materie prime, sa accostare sapori, quindi noi siamo famosi per questo. Oggi parliamo anche di una ristorazione veloce, perché giustamente nei bar non c'è spazio per organizzare una cucina. Abbiamo fatto un esempio con dei prodotti surgelati straordinari e risolvono dei problemi. Intanto vedo anche un'altra cosa, perché voi avete fatto una scelta anche di salute e di benessere. Noi siamo famosi anche per la dieta mediterranea, per la nostra capacità di trasformazione, ma oggi i cittadini quando vanno in un ristorante chiedono di poter mangiare bene, ma anche di poter mangiare in modo equilibrato e sano. Quindi la scelta di avere anche questi snack con le verdure ben cucinati è il modo giusto di procedere. Diciamo già cotti, in poco tempo le possiamo riattivare con un forno microonde? Assolutamente sì, poi prima, mentre mangiamo queste cose, cerchiamo anche di bere delle cose salutari, un buon bicchiere di vino. E anche prima, la novità, io non avevo mai bevuto una spremuta d'arancia fatta anche con le bucce, quindi siamo davvero anche nella dimensione della tecnologia, dell'antispreco e di tutte le cose che oggi interessano ai cittadini. Ecco, noi ci siamo parlati 3 anni fa, proprio in questo spazio FIPE, e lei ha fatto una promessa che i politici solitamente promettono, poi non ottengono niente. E invece con questa soluzione del doggy bag, si chiamava così quando ci siamo conosciuti, lei ha portato avanti un'idea, un progetto straordinario agganciato alla ristorazione e non solo. Il progetto l'ha portato avanti FIPE, noi abbiamo avuto un'idea, ci siamo confrontati e credo sia questo il modo giusto di procedere. La politica insieme poi alle associazioni di rappresentanza, alle imprese e ai cittadini devono poter rendere concreti questi progetti. Ci abbiamo creduto e oggi ci sono tantissimi ristoranti che hanno adottato il rimpiattino, perché questo è il nome che oggi è cambiato. Oggi abbiamo un progetto, abbiamo migliaia di rimpiattini, di doggy bag che sono utilizzate e dobbiamo andare avanti, perché poi ovviamente non è così in tutte le regioni d'Italia, c'è ancora tanta strada da fare, ma chi prima inizia è a metà dell'opera, quindi siamo a buon punto. Bene, ha fatto un giro in fiera? Sono arrivata sotto la pioggia, quindi sono arrivata qui per essere in orario. Adesso lo farò sicuramente e devo dire che questa è una fiera molto importante, molto interessante, perché fa vedere davvero le nostre eccellenze, appunto, non soltanto nel mondo della ristorazione ma anche dell'innovazione, perché tra tutti i settori, i comparti produttivi, quello della ristorazione è quello dove si mettono insieme degli ingredienti importanti, la fantasia, e noi ne abbiamo tantissima, ma anche la capacità, la professionalità e l'uso della tecnologia. Molte delle cose che stiamo gustando e che poi gustiamo nei ristoranti vengono anche da un uso sapiente della tecnologia. Diciamo che la tecnologia aiuta, eh? Assolutamente sì, nel ristorante ma a casa nostra, perché poi certe volte non lo sappiamo, ma tante innovazioni che nascono nei ristoranti o nelle grandi aziende poi vengono in piccolo trasformate anche per le nostre piccole abitudini domestiche. Beh, noi la ringraziamo per aver dato un valido contributo al settore non solo della ristorazione, anche della produzione, della distribuzione. Grazie veramente, perché la politica serve appunto per questo, no? Beh, assolutamente sì, perché altrimenti siamo inutili, no? Grazie di essere stata con noi.